Grazie a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie Roberto, grazie Enzo, grazie Maria Letizia, un saluto al signor Sindaco di Milano. Ciao Giuliano, grazie dell'accoglienza, al signor Presidente della Regione, Roberto, al signor Ministro, a Beppe Sala, a tutte le autorità, ci sono parlamentari, presidenti di Regione. Io vengo da una famiglia in cui il nonno faceva il sensale e diceva a luna si mangia, Matteo. Ora, in sei minuti ci provo, casomai faccio 10, mi perdonate, molto rapido, anche perché le considerazioni che ha svolto Roberto sono molto chiare, puntuali. Però prima mi permettete di dire una cosa agli amici operatori della comunicazione, perché questo mondo fa notizia quando fa delle cose eccezionali, straordinarie, quando fa magari delle polemiche vistose o quando inventa qualcosa di particolarmente innovativo. Però questo è un mondo, fatemelo dire agli operatori della comunicazione, che non è il passato dell'Italia. Questo mondo è il futuro dell'Italia, abbiamo bisogno anche di voi per raccontarlo meglio, per far notare le tante cose belle che ci sono e la nostra forza a livello europeo e internazionale. Quando scrivete la forza amica del paese, state scrivendo una cosa che riguarda tutti, qualunque sia il colore politico. Qui ci sono i sindaci che sono i primi custodi dei problemi e dei sogni, fategli un applauso che se lo meritano, i tanti sindaci di colore diverso, perché immagino che ci saranno sindaci di tutti i colori politici. Bene, la forza amica del paese non riguarda quel partito, quell'altro partito, quella coalizione, riguarda l'Italia. E l'Expo cos'è stata e cos'è se non un tentativo di dire che noi vogliamo bene all'Italia e che dobbiamo smetterla con quelli che parlano male dell'Italia? Possono parlare male del governo, dei politici, bene, ma bisogna parlare bene dell'Italia, perché se no non siamo credibili, non ne vinciamo una all'estero di battaglie. Per anni, ha ragione Roberto, abbiamo avuto un atteggiamento anche dei nostri amici e partner e fratelli europei, che quando andavamo ai tavoli continentali loro difendevano l'interesse del singolo paese e noi avevamo anche talvolta alcuni italiani che pensavano fosse figo parlare male dell'Italia, che fosse il modo per fare carriera parlare male dell'Italia. E tutte le volte che c'è qualcosa di positivo del nostro paese, da parte di qualcuno di noi c'è sempre una polemica per mettere in discussione ciò che abbiamo fatto. Allora io dico, se dobbiamo litigare in politica, litighiamo, per carità di Dio, è il bello, è il sale della democrazia. Ma ci dovrebbe essere da parte di tutti. Parto io che in questo momento rappresento il governo, ma quando arriverà un altro sarà la stessa cosa, qualunque sia il suo colore politico. Dobbiamo abituarci, imparare a dire che essere forza amica del paese significa smettere di sputare addosso alla nostra Italia, che non ha quelle caratteristiche negative che in troppi raccontano. E in questa battaglia io sento Coldiretti, non accanto a me, ma davanti a me, perché avete iniziato prima voi di quando ha iniziato la politica. Avete iniziato prima voi a difendere l'orgoglio nazionale, l'interesse del paese, il diritto dell'Italia alla bellezza. E allora, poi devo dire alcune cose rapide, rapide, rapide sul fisco, le dico, se no Moncalvo non mi fa mangiare. Devo dire anche alcune cose molto rapide su ciò che vogliamo fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Prima però aiutatemi a dire alcuni numeri che voi conoscete bene, ma che non sempre gli operatori della comunicazione sono invitati a sottolineare. L'Italia è oggi un paese che è leader nel mondo per fascino, per suggestione, per qualità dei propri prodotti, e deve imparare a fare due cose. Uno, organizzarsi meglio al proprio interno, e questo ora ne parliamo, è colpa, diciamo, è compito del governo. Del governo, delle regioni, di tutti coloro che ci possono dare una mano su questo. Due, comunicare meglio ciò che ha. Vi rendete conto che noi abbiamo
Tutte le battaglie di questo mondo per l'etichettatura, la ricordava Roberto, ha fatto molto bene Maurizio nell'ultimo Consiglio dei Ministri a combattere per questa. Abbiamo tutte le iniziative al Brennero, abbiamo tutte le iniziative in Europa, tutto quello che volete. Ma se nel mondo c'è richiesta di prodotti italiani per 90 miliardi di euro e il nostro export, che sta crescendo a un ritmo molto significativo, arriva soltanto a 35 miliardi di euro, cioè che c'è un differenziale di 55 miliardi di euro, vuol dire che noi non stiamo innanzitutto comunicando per bene ciò che è davvero Italia e ciò che non lo è. Nel mondo c'è fame d'Italia e andrà sempre meglio. Non credete agli uccelli di sventura, ai profeti di sventura, ai rosiconi, chiamateli come volete, non chiamateli gufi, se no si arrabbiano, chiamateli in un altro modo. Non ci credete, ci sono 800 milioni di nuovi consumatori che stanno affacciandosi al mondo globale. E per sta gente qui, l'Italia è la qualità del proprio cibo, è la bellezza della propria cultura, è la straordinarietà della propria intelligenza, che tocca un ingegnere che fa delle cose uniche e un esperto di design. Questa roba qui sta insieme nella percezione esterna. Ed è un grande problema di comunicazione raccontare bene e meglio ciò che si fa. E quando ci sono due italiane in finale al tennis a New York, è una gigantesca operazione di comunicazione per il paese e di andare a dire grazie e bravi a quelle due ragazze. E quando, e non si fanno le polemiche interne dalla mattina alla sera su questi temi, e quando si va in Europa, ha ragione Roberto, vi rendete conto che noi abbiamo un atteggiamento in cui talvolta sono persino i nostri dirigenti ad aver paura, a essere più realisti del re, a essere i primi a dire eh no, questo non si può fare. Noi abbiamo molti esempi da questo punto di vista che possono essere citati. Forse il più grande è il vino. Io ritengo che il nostro vino sia migliore del vino francese. Eppure no, non applaudite! Perché nel momento in cui applaudiamo, allo stesso tempo ci stiamo tirando la zappa sui piedi. Siccome lo è davvero, perché oggi il vino italiano ha più o meno la metà, 5 miliardi e mezzo più o meno di export contro gli 11 dei francesi, rispetto ai colleghi transalpini? Perché? Perché loro hanno saputo, certo, noi abbiamo attraversato, Ermete lo ricorda spesso, abbiamo attraversato la grande crisi del metanolo 30 anni fa, 28 anni fa, eravamo in una situazione difficilissima, siamo dovuti ripartire puntando sulla qualità, abbiamo fatto una traversata nel deserto. Ma perché i francesi, che hanno un vino, io dico meno buono, diciamo uguale, devo vedere Hollande in settimana, per cui non facciamo crisi diplomatiche, diciamo uguale, io penso migliore, ma non si può dire. Perché però loro hanno il doppio dell'export nostro? Perché si sono organizzati prima, perché hanno messo un sistema paese a servizio dei prodotti agroalimentari, perché hanno avuto la forza di parlare bene della Francia e non di parlare male del proprio paese all'estero. Quando vi dico che c'è una questione anche di comunicazione, vi racconto esattamente una cosa banale che investe anche la capacità di vendere dei prodotti all'estero. È chiaro però? Non riguarda soltanto il vino. Noi oggi abbiamo un problema economico nelle esportazioni, non soltanto di comunicazione. Per questo, per la prima volta, la legge di stabilità del 2015, quella che è entrata in vigore il 1 gennaio di quest'anno, ha messo dei soldi sull'export in modo molto cospicuo. Il risultato? In America, questo non vale solo per l'agroalimentare, non in America, negli Stati Uniti d'America, l'export italiano non è soltanto aumentato, perché uno può dire, vabbè, c'è il dollaro in queste condizioni, è normale. È il nostro export, è cresciuto il doppio della media dei paesi dell'Eurozona che hanno anche loro l'euro. Cioè, se finalmente si interviene in modo strutturato e in modo compiuto, tutti insieme, senza mettere ciascuno per i fatti propri, i risultati arrivano. E questo però vuol dire fare un appello a chi si occupa di televisione, tutti, non soltanto la televisione pubblica. Raccontate bene la bellezza di stare al lavoro con la terra, nella terra. Raccontate bene storie di successo di chi lavora in questo settore. Avete visto com'è cambiata la percezione sui cuochi? Io quando andavo al liceo, pensare che si dicesse tu cosa fai, il cuoco, ti prendevano per uno di serie B.
Guardate che sembra una stupidata, ma io sono andato al liceo 20 anni fa, e non è che stiamo parlando 25 anni fa. Fare il cuoco sembrava un mestiere di serie B. La straordinaria abilità comunicativa di raccontare il cibo e le trasformazioni del cibo in un modo diverso, da MasterChef alle fiction, ha portato oggi la generazione di mio figlio, che inizia il liceo oggi, lo stesso 25 anni dopo di me, ha portato quella generazione lì a considerare fare, dicono lo chef, a me mi piacerebbe dirlo il cuoco, poi lo dico un po' alla Toscana con troppe C aspirate, ma insomma, chiamatelo come volete, una cosa che dà l'idea di una cosa bella. Ma perché non possiamo far capire che tornare a lavorare la terra, che tornare a vivere nell'agroalimentare, che tornare a vivere in questo settore, come hanno detto i giovani di Coldiretti in quel bel video che Maria Letizia vi ha mostrato, è un pezzo dell'identità del paese. È quello che abbiamo fatto con l'Expo, Beppe. Ci dicevano tutti, l'Expo non funzionerà, sarà un insuccesso, non verrà nessuno. Se avessi portato questi gufi profeti in coda, sabato scorso c'era 244.000 persone, si sono fatti 2 ore di coda, ci avrebbero offeso e insultato. Perché? Perché c'era un pienone da tutto esaurito impressionante. Allora, su questo tema bisogna fare uno sforzo tutti insieme. È chiaro però che non basta la comunicazione. Bisogna avere anche il coraggio di passare dal mugugno alla proposta. Roberto, io ti voglio dire grazie su questo. Perché la tua associazione, la vostra associazione, ovviamente, come è giusto che faccia, si fa sentire, fa pressione, giustamente, fa l'interesse dei propri soci, ed è una cosa molto giusta e comprensibile. Però è una di quelle associazioni, di quel mondo del sociale, li chiamano i soggetti sociali protagonisti, di quel mondo dei corpi intermedi, che è passata dal mugugno alla protesta, alla proposta. E questo è il grande vantaggio, e questa è la cosa bella, e questo è il valore che io chiedo a tutti i corpi intermedi. Che cosa ci serve sentire sempre gente che dice no? Abbiamo bisogno di gente che dice dei no, perché è giusto dirli quando serve, ma anche che faccia delle proposte. E allora trovate la politica che è in grado di darvi delle risposte. E io ve le do da qui, oggi. Il prossimo anno, grazie al lavoro fatto da Maurizio, grazie al lavoro fatto da Piercarlo, abbiamo chiuso ieri sera nella riunione sulla legge di stabilità, l'IMU agricola sarà cancellata. Dal 1 gennaio del 2016 non si pagherà più l'IMU agricola. E a quelli, per essere chiari, invitatemi anche il prossimo anno all'assemblea, perché non vorrei che, almeno, vuol dire, avrete la prova. Ma tanto siete abituati, perché anche se non hanno riguardato molti di voi, sugli 80 euro dicevano, prima dicevano non ci saranno mai. Poi quando sono arrivati, sì ma ci sono solo questo mese. Poi hanno iniziato a dire solo quest'anno. Poi non ci sono le coperture, poi quando hanno visto che gli 80 euro c'erano sempre, i consumi in Italia sono casualmente aumentati. E lo dice la Banca d'Italia, e lo dice l'Università Bocconi. E i gufi brontoloni, in questo caso diversità dei gufi profeti, ci rimangono male. Poi l'anno scorso l'IRAP sul costo, diciamo, la parte componente costo del lavoro, mi rendo conto che vi ha riguardato meno, voi come Coldiretti, però è un'altra misura che è andata e che è resa stabile. Dal 2016 non più la TASI sulla prima casa per tutti coloro i quali hanno la prima casa, chi ha la seconda paga, perché è ovvio che sia, non più l'IMU agricola, e il terzo impegno che prendo, hai ragione sul tema dell'IRAP agricola, e allora il prossimo anno dal 1 gennaio non pagheremo più neanche l'IRAP agricola, era un impegno che era difficile da mantenere. Abbiamo trovato le coperture ieri, sarà in legge di stabilità, o perlomeno la legge che noi proporremo al Parlamento. Quindi questi 3 impegni, primo vi riguarda come cittadini, il secondo e il terzo come imprenditori agricoli, sono nelle condizioni di metterli. Ora voi capite, mi immagino che avendovi detto queste 2 cose dite noi si può anche andare a pranzo adesso, però ancora 2 minuti di extra bonus, un minuto, i sindaci dicono un minuto. Ah, diciamo anche ai sindaci che a voi non c'è problema, questo deve essere chiaro. No, perché siccome in passato, cioè io facevo il sindaco, tolsero, non diciamo chi, l'ICI prima casa e poi la fecero pagare ai comuni,
Allora sarà un'operazione paro paro, ormai sto imparando il romanesco. Cioè noi, questa è la cifra, 3 miliardi e mezzo di IMU prima casa e contemporaneamente l'assegno corrispondente ai comuni, anche perché se no alza le tariffe loro, sicché non va bene, quindi deve essere un'operazione che è pari pari e così possono andare a pranzo anche i sindaci. Voglio però arrivare alla conclusione su 2 o 3 punti velocissimo. Il secondo passaggio che ha fatto Roberto e che voglio segnalare, noi sul caporalato non possiamo stare a guardare. Allora, l'impegno lo prendiamo come governo italiano, stiamo ragionando anche dell'ipotesi di una misura, vediamo se riusciamo a farla con i canoni normali, non con una misura di emergenza, vorremmo evitare un decreto legge, ma se ci sarà necessità faremo anche quello, però prendiamo allo stesso tempo un impegno. Ha fatto un passaggio, Moncalvo, che io condivido totalmente. Occhio al caporalato bianco di alcuni paesi europei. E allora bisogna dirlo con forza ai nostri amici europei. O l'Europa è una casa comune con regole e valori uguali per tutti, oppure non è Europa. Non è l'Europa quella che ci fa le pulci sul bilancio, che ti dice no, ma qui vorrei controllare sul vostro terreno se avete fatto tutto, voglio vedere se il centimetro è stato rispettato, e però contemporaneamente chiude gli occhi di fronte ai bambini che muoiono nelle stive del Mediterraneo. Non è questa l'Europa che i nostri padri hanno creato. E allora da questo punto di vista facciamoci sentire uguali doveri anche per voi, anche per noi, ma uguali diritti, uguali valori, uguali ideali, uguali sogni per quelli che verranno. E infine, rispetto alle considerazioni che ha fatto Moncalvo, lasciatemi anche dire che bisogna avere un atteggiamento diverso dal passato. Io ho molto apprezzato l'atteggiamento di Coldiretti, l'approccio comune con tutti quelli che possono starci, per esempio con le grandi aziende che hanno voglia di stare dentro questo disegno. Non è vero che piccolo è bello e grande è brutto. Il piccolo ha delle caratteristiche che evidentemente il grande non può avere. E così come c'erano delle banche d'affari 20 anni fa, o degli istituti di ricerca, che dicevano che il mondo dell'agricoltura in Italia sarebbe morto, e oggi qui c'è la risposta, perché il mondo dell'agricoltura è vivo e qualcuna di quelle banche è fallita, diciamolo. E proprio per questo vi dico, è il momento dell'accordo, di stare insieme. C'è bisogno di un approccio diverso. Anche del mondo del credito, avete fatto bene a fare la vostra iniziativa, vedo qui Giuseppe Guzzetti che ha sempre avuto una sensibilità su questo argomento, anche, lo dico a Guzzetti nella sua veste di socio della Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo bisogno anche di un ruolo più forte della Cassa Depositi e Prestiti in queste vicende, a me è rimasta sul gozzo, ve lo dico con franchezza, il modo con il quale ci siamo fatti scivolare via un'operazione come quella di Parmalat. Lo so che non si viene a dire a Coldiretti, ma io lo dico lo stesso, c'è un interesse nazionale che non dipende dalla proprietà, che noi rispettiamo perché il mercato è il mercato, ma c'è bisogno di un disegno organico sul paese, e vale per il latte, e vale per l'agroalimentare in generale, non soltanto per i prodotti che abbiamo appena citato. E allora ho finito, ho detto di mio nonno, io mi scappo un po' da ridere perché sono stato 2 volte in questo meraviglioso auditorium, cioè 3, una volta con Beppe Sala e Maurizio Martina a cercare di gasare gli operai che lavoravano qui, cos'era, marzo, era una landa desolata, non ci credeva nessuno che alla fine avremmo ottenuto il risultato, e gli operai erano costantemente bombardati dal messaggio di chi gli diceva oh, non ce la farete mai, si aprivano i giornali, l'Expo non partirà, l'Italia fallirà, figuraccia galattica. E vi ricordate? Abbiamo detto loro che ce l'avremmo fatta se loro ci avessero creduto. Perché le grandi imprese non le fanno i leader, le fanno le persone che portano avanti il proprio pezzo di strada. Le cattedrali le hanno costruite quei grandi che hanno messo pietra dopo pietra, non soltanto gli architetti o i capicantieri. E poi siamo venuti alla cerimonia di inaugurazione, dove allora io, per parlare di Milano, per omaggiare Milano, per rendere omaggio a Milano, ho raccontato di mio nonno che fu accolto da questa città. E per parità, par condicio, sono morti tutti e due, per cui li ricordo con un abbraccio, io cito l'altro nonno, quello che faceva il sensale. E che probabilmente
non ci avrebbe mai creduto al fatto che quel suo mondo, quel mondo per cui stringere la mano e vendere 20 scrofe o comprare 20 scrofe era suggellato, non c'era bisogno di marca da bollo, si dava la mano e quello valeva più che un contratto. Quel mondo per cui il fiasco di vino era il fiasco di vino, si teneva non a tavola, ma si teneva in basso, a destra, così che lui potesse decidere se farlo sentire o no, non solo al nipote, che andava comunque educato al vino, prima mettendo il vino sul pane e poi portando invece a gustarlo e assaggiarlo. Bene, io penso a quell'esperienza lì contadina, orgogliosamente contadina, pensava nell'andare avanti negli anni che il mondo sarebbe cambiato in modo indelebile e che non saremmo mai più tornati a gustare e coltivare la terra. Oggi noi abbiamo una grande sfida, ve l'ha detto Roberto con parole che sottoscrivo dalla A alla Z, ve l'ha detta Maria Letizia, ve le dice Enzo, ve le dicono i tanti che lavorano con voi. Voi non siete un cimelio del passato. Voi siete la punta più avanzata di un paese che deve riuscire a tenere insieme, finalmente, le cose più belle che ha, la qualità del proprio stile di vita, la bellezza dei propri monumenti. Io sto per andare a Roma oggi pomeriggio a incontrare i 20 dirigenti che abbiamo scelto anche dall'estero per fare i direttori dei musei. E sto andando loro a dire la stessa cosa che sto imparando e che sto dicendo a voi. E cioè che la bellezza dell'Italia non è a compartimenti stagni e che c'è tanta cultura nell'agricoltura italiana e allo stesso tempo che c'è tanta bellezza nel vivere questo tipo di attività. E allora a me sarebbe piaciuto che mio nonno fosse stato qui oggi per poter vedere una cosa alla quale forse non credeva più da sensale, e cioè che voi siete il futuro e non soltanto il passato. In bocca al lupo col Diretti! Ci vediamo il prossimo anno, ma visto che abbassiamo le tasse, voi tirate su tutto l'entusiasmo di cui siete capaci. Grazie.